Siamo con Raffaella Folì. Allora, vittoria 3-1 contro il Sopot, magari sembrava più una passeggiata di quello che in realtà è stata. La partita era iniziata con dei parziali abbastanza netti, poi è diventata un po' più... Sì, diciamo che siamo partiti molto bene noi, però loro hanno faticato un po' e perciò il primo set era un po' così. E però nel secondo poi sono svegliati anche loro e abbiamo faticato anche noi, soprattutto abbiamo preso qualche difficoltà di ricezione che hanno tirato molto la battuta loro, e però siamo riusciti a riprenderci e a portare a casa una grandissima vittoria. Allora, parliamo della tua prestazione. A muro ti abbiamo visto devastante, nei primi tempi ti abbiamo visto devastante, direi che c'è di che essere soddisfatti. No, io sono contenta della mia prestazione, soprattutto a muro, perché per me la soddisfazione più grande è fare muro, cioè non c'è niente da fare. E perciò in questa cosa è andato molto bene, perciò siamo contenti. E sei anche l'idolo del pubblico, perché vediamo striscioni per te, cori per te, ti inneggiano prima, dopo, durante. Era la prima partita in casa e ci sentiamo molto forti, il nostro tifo, siamo molto contenti di averli e niente, sono contento che ci sono. E no, un pensiero a domenica, già in campo di nuovo, big match contro Chieri. Sì, Chieri quest'anno è molto forte e perciò da domani siamo di nuovo in palestra a preparare una nuova partita e speriamo che vada bene come qua, come oggi. Bene, in bocca al lupo, grazie Raffaella. Parrocchiale, allora stasera hai esordito in Europa, cosa ti è sembrato? Beh, ero emozionata, si è visto un po' a sprazzi, però è stata un'emozione bellissima. Sono entrata in palestra, c'era un clima stupendo, tutti i tifosi, davvero sono davvero contenta, entusiasta. Bene, come dicevamo anche con Raffaella, la partita poi è diventata un attimo più complicata di come sembrava che si stesse instradando. Sì, sì, ci siamo, diciamo, lasciate andare, cioè ci siamo un po' perse e al posto di chiudere la partita abbiamo fatto errori e vabbè, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Cioè sono cose che col tempo si risolvono. Sì, sì, ancora inizio stagione. Esatto, esatto. Allora, adesso domenica subito in campo, perché c'è già il big match con Chieri, non c'è molto riposo. No, non c'è molto riposo e questa cosa di giocare ogni 3 giorni ci aiuta moltissimo, perché possiamo crescere sempre di più. È una cosa che, essendo una squadra giovane, ci aiuta tanto. Più si gioca, più ci si amalgama. Esatto. Grazie Beatrice.